Signori e signori, buonasera. Bene, adesso passiamo a un altro pezzo intitolato Overture Primo. Dopo la musica leggera passiamo ad un genere musicale che va affermandosi sempre più nelle esecuzioni bandistiche, ed è quello della musica originale per banda. Come molti di voi sapranno, la banda musicale è nata nel periodo della rivoluzione francese e la funzione principale della banda era quella di accompagnare le marce trasferimento degli eserciti, scendendone con solennità il passo. Per moltissimi anni il repertorio dei complessi bandistici era quindi riguardante specialmente le marce, anche se vi sono stati illustri compositori classici come Chopin, Rossini, Beethoven, che hanno scritto pezzi per la banda, nel complesso si è trattato di rare eccezioni. Con la fine dell'Ottocento le bande hanno iniziato ad eseguire brani tratti da sinfonie ed opere liriche, svolgendo così una preziosissima opera di divulgazione di musica tutta. Con l'era della televisione e della musica stereofonica e digitale, questa necessità è andata via via diminuendo e le bande hanno potuto ricavarsi uno spazio proprio ed una importanza nuova, è giusto che si diano anche un gusto particolare. Per cui molti musicisti contemporanei si sono appassionati a scrivere musiche per banda. Il pezzo che vi vogliamo proporre appartiene a questo genere, si intitola Overture Primo, è infatti il brano con il quale il compositore Frank Erickson ha debuttato quale compositore di musica originale per banda. Alla direzione il maestro Fedaroli Tommaso e buon ascolto.
stato notato il fatto che questo tipo di musica sia stata composta per banda appositamente e non derivi quindi da arrangiamenti di partiture per orchestra o da trascrizioni di motivi popolari, non significa assolutamente che siano brani semplici da eseguire. Alle bande, alla nostra banda, infatti viene richiesta una sempre maggiore preparazione e competenza. Perciò vogliamo sottolineare l'impegno del maestro Pedaroli Tommaso di Tavernola Bergamasca e di tutti i musicanti che hanno compiuto un piccolo miracolo preparando in meno di due mesi l'80% di questi pezzi che sono in programma questa sera. Il pezzo che ascolteremo ora è la raccolta di alcune delle canzoni più famose dei Beatles, come Michelle, Yesterday, Ubladì, Ubladà e altre ancora. Sono sempre ben presenti quelli di noi che erano giovani negli anni 70, non so quanti, ma di conti. Gli anni 70, dovete fare i conti giusti, ecco, venendo in qua, quanti di voi erano giovani e perciò conoscevano, diciamo, un po' la cultura e i vari fenomeni che si manifestavano in quei tempi. Ora i tempi sono senz'altro cambiati, ma queste musiche si ascoltano sempre molto volentieri, con grande piacere, con qualcuno magari anche con un po' di nostalgia. In questo pezzo, sono in molti altri del nuovo repertorio artistico, assume una fondamentale importanza la batteria, che è suonata questa sera da tutto il Sergio. I compositori di questo pezzo sono Paul McCartney e l'indimenticato John Lennon. Ascoltiamo quindi The Beatles in concert. Thank you.
Saxo Calvo. Come abbiamo accennato all'introduzione del nostro concerto di questa sera, la musica che vi proponiamo ha dei pezzi molto diversi, abbraccia un po' tutti i generi. Abbiamo sentito la musica leggera, la musica originale per tante, ora lasciamo spazio anche alla musica classica, sempre un po' sacrificata per la caratteristica di questi programmi di concerto estivo. Il pezzo che vi proponiamo è breve ma molto intenso. Si tratta dell'intermezzo tratto dall'opera La Cavalleria Rusticana di Mascagni. Prima di passare all'ascolto vorremmo presentarvi alcuni giovani allievi del corso di musica del corpo musicale Santa Cecilia di Bologna, che fanno oggi la loro prima apparizione insieme alla banda e davanti al proprio pubblico bolognese e non. Hanno debuttato infatti solo pochi giorni o solo in occasione del concerto tenuto ad Ozio alla Casa della Sapienza, in occasione della festa di Santa Cristina. Si tratta di Bandera Laura, Bandera Floriana, Alberto Tomasso, Avanzini Alessandra, Alberto Tomasso, Candidoni Alessandra Trombone, e che tra l'Italia per tutti voi. A questi ragazzi e a tutti i loro compagni di corso vanno i nostri complimenti e l'augurio sincero di continuare con la stessa passione e lo stesso impegno che fino adesso hanno manifestato. Ascoltiamo ora dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni l'intermezzo. Trattandosi di un pezzo molto delicato, vi preghiamo di mantenere il massimo silenzio. Thank you.
si tratta della colonna sonora del film New York, New York, pellicola che ha consacrato al successo attori come Liza Minnelli e Robert De Niro. La trama del film è la storia d'amore tra un sassofonista bravo ma sbiettato e la bella cantante nell'immediato secondo dopoguerra. Dopo alterne vicende, i due si sposano, come di solito finiscono queste avventure liete. Lui compone per lei la musica di questa canzone e lei ne scrive le parole. A proposito di storie d'amore, un poco di pubblicità all'agenzia matrimoniale, in maniera che riprendono fianco le trombe, ci sono diverse storie d'amore fra i musicisti, leggo quanto trovo, non sto facendo nessuna pubblicità. Anche nel nostro gruppo sembra che vi siano diverse coppie ormai affermate. Vogliamo però fare un grande applauso ad una nostra componente che a settembre si sposa. Si tratta di Giudy Franzoni. A cui anch'io ci sposo i migliori auguri con la certezza che rimarrà ancora per molti anni nel nostro gruppo. È chiaro che tutto ritorna a questo richiamo. Scusate se a volte ci dilunghiamo un po' con queste chiacchiere, ma per essere un modo simpatico per far capire che la banda è anche un insieme di amici che godono nello stare insieme anche se uniti dalla passione per la musica. In queste pause appunto diamo la possibilità ai nostri musicisti di riprendere un po' di fiato tra un pezzo e l'altro. Lasciamo ora lo spazio alle note della banda che ci propone ancora un bellissimo pezzo, New York, New York. Applauso, dirige il maestro. Allora, bisogna fare le dovute ammende, la colpa comunque io la scarico subito su Roberto, perché c'è anche Cristina Boni che si sposa sabato presto. Thank you.
cambiato continente e dalla storia di America torniamo nella vecchia Europa e più precisamente nella splendida azienda imperiale di Strauss. Di Strauss, padre e figli hanno portato il Walter ad una notorietà mai vista fino ad allora, come stato del rigido esponente di duetto. Per più di un secolo il loro nome rende a suo ogni manifestazione culturale e dai caffè più eleganti di Vienna. A loro si devono alcune delle musiche più famose in assoluto, come il Werner Jullu, il Walzer dell'Imperatore, la Marcia Radetzky sulle onde del Danubio, brani che avremo tutti ascoltato quando nel ormai usuale concerto augurale della Filarmonica di Vienna esegue a Capodanno abbiamo potuto ascoltarle. Proprio il Walzer sulle onde del Danubio sarà quello che riproporremo questa sera. Parlando di Walzer si pensa spesso ad una musica che è tipica di gente di una certa età, al liscio, alle valere. Abbiamo invece constatato come invece sia molto apprezzato anche dai giovani, specialmente nelle versioni da concerto come quella che vi presentiamo ora. È un pezzo scritto per orchestra e la trascrizione per banda non consente certo paragoni, ma è comunque un pezzo dall'ascolto molto piacevole. Con la direzione del maestro Tommaso ascoltiamo sulle onde del Danubio. Thank you.
Ah!
tutti noi abbiamo sentito almeno una volta il gruppo del Rondò veneziano, complesso in costume di epoca, che in pochi anni ha collezionato tutta una serie di successi con brani musicali che ricordano i fasti della Repubblica Serenissima. Sono senz'altro più pochi però quelli che sanno che anche la nostra valle del 500 faceva parte dei comuni veneziani. Proprio in questi paesi, infatti, nei fondi fusori dei nobili di Lozio, veniva colato il minerale di ferro che proveniva dalle miniere della Valle di Scalve, passando per il Tezzo, per Forno e Ossino, e veniva utilizzato per forgiare le armi dell'esercito della Serenissima. Molti documenti degli archivi dei vari comuni, soprattutto in quelli delle parrocchie, nonché ovviamente l'archivio storico di Venezia, testimoniano degli avvenimenti di quell'epoca. Tornando però al Rondò veneziano, vogliamo ora proporvi un brano che è stato composto da Giampiero Reverberi, il maestro che è stato l'ideatore del complesso del Rondò veneziano, nonché quello che gli ha scritto tutte le musiche. Sua è anche la trascrizione per banda di questo bellissimo pezzo. È un brano che riproponiamo spesso per la sua bellezza e la sua caratteristica musicalità. Siamo sicuri che anche questa sera sarà apprezzato. Ascoltiamo quindi il concerto veneziano di Giampiero Reverberi. Soprattutto magari abbiamo ancora l'occasione per fare un bel applauso al maestro e ai suoi musicisti.
cantiamo con la mente generi musicali e ci tuffiamo nella musica folkloristica e tradizionale con il pezzo country e western. Il filone della musica popolare, generalmente di autore sconosciuto, ma cantata da tutti, è stato molto usato dagli autori di musica per banda, tanto che esistono ormai raccolte di musiche e canzoni tradizionali di quasi tutti i paesi del mondo. Da parte nostra abbiamo già presentato nei nostri concerti canzoni di musica americana, messicana, russa e naturalmente italiana. Oggi vi proponiamo alcune delle più belle e famose musiche popolari del Nord America che magari tante volte abbiamo ascoltato in film western. Musiche tramandate e diffuse dai pionieri che in lunghe carovane partivano. Sono un lettore di grigio. Dalle città della ricca costa atlantica verso le praterie del lontano ovest, la California, appunto il far west. Ed ecco che per l'occasione i nostri due amici Davide e Marina, i due nostri giovani allievi percussionisti, utilizzando strumenti particolari come il voodoo block e le clave, segneranno il passo della carovana nella prateria e ci produrranno al seguito dei pionieri, pur non essendo a cavallo. E questo l'ultimo brano in programma questa sera, chiaramente. Sono i pis, le sigle conclusive, perciò è un po' un falso storico, riproveriamolo bene. Ci risentiremo dopo l'esecuzione per i saluti e i ringraziamenti.
il primo bis che ci viene concesso tra i tanti richiesti porta come titolo Poker Reggae. Cogliamo l'occasione per ringraziare a nome del Presidente Onelli Renato, del Maestro Pinarello di Tommaso e di tutti i componenti del corpo musicale Santa Cecilia di Borno quanti hanno partecipato a questa serata e loro ci danno l'appuntamento per un'altra serata in compagnia della banda dopodomani sabato 8 agosto in piazza per la festa ormai tradizionale di San Fermo, festa che ormai è diventata la festa di tutto il paese, perciò primo dei bis concessi Poker Reggae. Un applauso. Thank you.
Grazie.